cosa sono gli artisti? Che sono quelle persone che riescono a far vedere in una rappresentazione, in un sistema, in una cosa pubblica, quelli che sono veramente i sentimenti umani, quelle che sono le cose che noi abbiamo dentro, quelle cose che vogliamo che invece siano messe fuori, che siano comunicate, perché servono alla comunità per far crescere la comunità. Ed è quello che si chiama cultura, è quello che serve a una città. Una città ha bisogno di queste cose, perché ha bisogno di alzare il suo livello di cultura e il livello con cui noi ci interfacciamo l'uno con gli altri, in poche parole i nostri comportamenti. Ebbene, una persona come Marco ha lavorato tutta una vita come artista, creando tutta una serie di strutture anche, tra cui la scuola. E tutte queste strutture e tutta la sua esperienza sono servite ad alzare il livello culturale della nostra città. E noi ne siamo assolutamente orgogliosi. Vogliamo che questo sia un esempio non solo per noi, magari lo è stato, ma lo deve essere soprattutto per le future generazioni, quelle che vanno a quella scuola di recitazione, che è ancora tuttora viva. Queste persone che si sono formate a questa scuola, queste persone che non hanno frequentato la scuola ma hanno vissuto l'arte, queste persone della nostra città che sono cresciute per merito di questi leader che sono stati in grado di dare un grande segnale. Ecco, oggi è una commemorazione, per cui ci uniamo tutti quanti alla commemorazione, ma ricordiamo che queste persone sono quelle che sono in grado di mandare messaggi importanti, messaggi precisi, che sono in grado di far crescere la nostra città. A loro la città di Genova dice grazie per quello che hanno fatto e per quello che la loro figura e la loro testimonianza farà in futuro. Io credo che le persone così importanti e così speciali come era Marco in realtà non passino mai, e quindi noi siamo veramente tutti pronti a poter continuare i suoi progetti, le sue idee, le sue passioni, i suoi amori per la città e per tutti noi. Marco lascia una forte eredità, la lascia per il suo lavoro di regista, per quello che ha fatto sul palco, per quello che è riuscito a portare qui, anche attraendo registi da fuori, ma soprattutto io ci tengo a precisare questo, per quello che è riuscito a dare soprattutto ai giovani.